Ciao, benvenuti, eccoci a Colazione con Steve. Oh, finalmente siamo online, vedo già che c'è già un po' di gente collegata. Ciao Patti, buongiorno, lei c'è sempre. Ciao Claudia. Ciao Alessandro, ciao Ale, tutto bene? Anche Arma, ciao Paola. Ciao Rosario da Roma. Come stai Rosario? Ci siamo sentiti qualche giorno fa, però tutto bene. Eh? Allora, noi siamo già qui con la colazione, con il caffè, quindi vi invito anche voi a partire. Adesso iniziamo, stiamo aspettando solo qualcuno che si colleghi un po' di più, così poi iniziamo con la presentazione di questa prima diretta. Vi raccontiamo un po' di cose, vi raccontiamo perché abbiamo voluto creare questo progetto di stile, progetto nuovo, che sicuramente sarà una bella esperienza che faremo tutti insieme. Vediamo, stanno arrivando intanto, cominciamo a essere già un po' di persone. Così sfruttiamo anche un po' bene la mattina, visto che ormai siamo già alla terza settimana comoda, almeno noi di stile, siamo già tre settimane che siamo in smart working, siamo tutti a casa, abbiamo smontato praticamente mezza agenzia, e ognuno di noi ha il suo computer, ha la sua postazione a casa, però diciamo che siamo rimasti abbastanza produttivi, siamo riusciti a,
a far diventare un punto di forza questo periodo, e ci sentiamo comunque, e quindi oggi adesso vi spiegheremo perché abbiamo voluto creare Colazione con Stile, cioè da dove è nata, perché in effetti sono almeno un paio di settimane che ci ragioniamo su questo, su questa idea, e poi alla fine abbiamo deciso, ok, dai, via, si parte, forte coraggio, e iniziamo. Allora, intanto voi sentite bene? Sentite bene? Fatemi un cenno, scrivetemi sì, ok, vi sento, ti vedo, così poi iniziamo. Qui la linea abbiamo voluto farla anche la mattina, oltre perché è la colazione, oltre che essere un buon momento, sicuramente c'è un po' meno di gente collegata, perché sicuramente con questa esperienza del coronavirus siamo tutti a casa, quindi anche le linee del internet sono sicuramente un po' intasate, però dai, ce la facciamo. Qualcuno mi dice che non si sente bene. Mi sentite? Vediamo se arriva ancora qualcuno. Intanto poi sicuramente vi manderemo le comunicazioni, vi ricorderemo i vari appuntamenti che ci sono, oggi poi vi spiegheremo bene come funziona un po' tutto questa iniziativa. Intanto ci siamo, secondo me possiamo anche partire. Partiamo con questo primo appuntamento. Quindi intanto benvenuti a tutti, grazie di essere qui. Sono molto contento, ma non sono qua da solo. Quindi oggi mi sono portato tre amici, tre ospiti, tre persone che mi porto appresso tutti i giorni. Un pochino devo dire che mi mancano perché ci vediamo solo attraverso un monitor, però si fa lo stesso, si va avanti. Allora, intanto vi chiamo i ragazzi di Stile che sono qui, li vedo lì, e eccoli. Ciao a tutti. Alice, buongiorno. Sandra e Deborah. Voilà. Ciao a tutti. Prima Francesco vi diceva, vi raccontava di Colazione con Stile, ma vorrei raccontarvi subito in realtà com'è nata, quindi qual è stata l'idea che ha fatto nascere questo progetto. Colazione con Stile è nata perché noi in agenzia ci ritrovavamo sempre a iniziare la mattina con il caffè, quindi eravamo tutti insieme, facevamo due chiacchiere e programmavamo la giornata. E questo abbiamo voluto mantenerlo anche in smart working, quindi ci siamo ritrovati su Skype a bere il caffè tutti insieme. E allora abbiamo pensato, ma perché non condividere questo momento e farlo diventare un momento formativo, di scambio? E allora abbiamo deciso di creare Colazione con Stile. Sì, alla fine è sempre stato un momento che ci è piaciuto, e che è sempre un po' contraddistinto la nostra giornata, no? Partire la macchinetta del caffè e proprio dare il via poi alla giornata tutti insieme. Quindi abbiamo deciso, siccome iniziavamo a trovarci tutte le mattine, abbiamo detto vabbè, facciamolo insieme ai clienti, troviamo un modo per condividere insieme alle persone che ci seguono, clienti, non clienti, amici, collaboratori, colleghi di lavoro, che vedo già che alcuni sono anche collegati, per stare insieme a voi, e andremo a vedere insieme un po' di varie tematiche che coinvolgono il mondo della comunicazione, dalla comunicazione al marketing e anche un po' alla grafica. Quindi questa colazione con Stile sarà un insieme di pillole, perché durerà una mezz'oretta, quindi staremo insieme una mezz'ora due volte a settimana, e parleremo di vari temi specifici che vedremo insieme. Oggi intanto vi voglio presentare le tre persone che sono qui con me.
Vedete, allora partiamo, voglio partire da un po' il mio braccio destro che è da tanto con il quale collaboriamo insieme e siamo diventati un po' una mente sola, che è Alice. Ciao a tutti, io sono Alice, come mi ha presentato Francesco, e sono la graphic designer di Stile Libero Agenzia. Appunto, viene da anni e nelle prossime dirette mi occuperò di spiegarvi e di affrontare assieme tutte le tematiche, comunque tutto ciò che è il mondo della grafica, ma non solo, anche tutto ciò che interessa il mondo della stampa, di come questi due mondi praticamente si intersecano tra di loro e di come farlo in maniera ottimale. Altro punto fondamentale che andremo ad approfondire è il perché questi due mondi sono importanti e fondamentali all'interno di un'azienda. Quindi nelle prossime dirette chi ci vuole essere sarò pronta di rispondere a domande e approfondire tutti gli argomenti. Sì, Alice è un po' diventato il mio braccio destro perché ormai segue un po' tutto quello che è la parte di grafica, quindi siamo diventati molto in sintonia. Alle volte diciamo sempre che ti faccio uno scarabocchio e da lì lei mi tira fuori l'idea. E quindi ho deciso di, insieme a lei, di andare a prendere tutti quelli che saranno le parti di grafica e consigli che potete mettere in campo anche con dei piccoli suggerimenti, delle piccole accortezze che fanno tutta la differenza del mondo. Poi c'è l'altro braccio che è il braccio che sostituisce la mia mente, perché io gli faccio un'idea e lei poi la visualizza, me la disegna sostanzialmente. Quindi anche lei è un po' più fresca perché è nuova, è entrata da circa un anno in Stile e ve la presento, è Alessandra. Grazie Fra, diciamo che sono io quella che scarabocchia, ecco, in questo momento. Io sono Alessandra e vi racconterò qualcosa sul fantastico mondo dell'illustrazione, che è anche un po' magico come mondo. E quindi anche il mondo del disegno, della pittura e come può essere versatile, divertente, creativo e soprattutto funzionale e utile per personalizzare, che è poi la parola chiave dell'illustrazione, la comunicazione visiva di un'azienda. Curiosità e consigli saranno dispensate nelle prossime dirette. Ti ripasso la linea, Fra. Grazie Ale. Adesso c'è l'ultima persona che mi aiuta a portare avanti un po' Stile, quindi mi aiuta in tutto quello che è lo sviluppo dell'agenzia. Oggi vi racconterà di che cosa poi seguirà lei nello specifico, e è Deborah. Ciao a tutti, sono Deborah, sono l'account di Stile Libero Agenzia. Nei nostri incontri parleremo insieme della comunicazione aziendale a livello digital, quindi parleremo ovviamente del mondo social, ma parleremo anche del mondo dei video e della voce aziendale, quindi di un tono di voce aziendale, e dell'importanza dei contenuti testuali per l'azienda e per la comunicazione verso l'interno, ma anche verso l'interno. Grazie Deborah. Allora, intanto vi volevo raccontare quello che è il palinsesto che abbiamo deciso per il mese di aprile. Quindi successivamente vi manderemo anche il link dove potete tenere d'occhio sempre in modo aggiornato quelli che sono gli argomenti che andiamo a trattare nei vari giorni, e in modo tale che siete sempre aggiornati. Magari per qualche situazione potrebbe essere che un argomento lo invertiamo oppure potrebbe essere spostato. Abbiamo creato questo documento accessibile a tutti voi attraverso un link dove potete trovare sempre tutto aggiornato. Quindi oltre poi alle newsletter che vi manderemo di settimana in settimana con gli appuntamenti specifici, c'è sempre a messo a disposizione questo documento. Allora, adesso ve lo condivido, che così possiamo vedere insieme quelli che sono gli argomenti. Eccolo. Allora, partiamo con la prima giornata di colazione di Stile, con venerdì 10, quindi
tra qualche giorno, dopodomani. Il tema sarà essere un brand oggi, cioè un tema che mi sta molto a cuore e andremo a vedere insieme perché il brand si diventa, perché oggi siamo tutti dei brand e quindi cercherò di portarvi in una mezz'oretta a capire bene quali sono le leve e le caratteristiche che si deve avere oggi per poter essere un brand. Martedì della settimana prossima, il 14, invece parleremo del rapporto e della battaglia che c'è fra il prodotto e il brand invece, quindi un cambio di focus che oggi è importantissimo da avere per fare la differenza sul mercato, quindi come cambia la legge e la percezione oggi da brand a prodotto. Mentre nel prossimo appuntamento, che si terrà il 16 aprile, più specificatamente il giovedì, si parla dell'argomento da logo brand, ovvero andremo a spiegare ed elencare nel dettaglio tutti i requisiti che un logo deve avere per essere efficace. Quindi parleremo dalla sua idea fino alla realizzazione finale del logo. Mentre l'altro appuntamento che si terrà successivamente sarà sabato 18 aprile, che si intitola La verità sulla grafica. Praticamente è un'altra parte di tutto quello che non mi è ancora stato raccontato sulla grafica. Sì, in questo appuntamento andremo a vedere che cosa significa grafica, quindi qual è il vero significato di grafica, cosa significa grafica e scoprirete che ci sono degli aspetti che ad oggi non pensavate esistessero, perché la grafica ha un potere che è veramente infinito. Proseguiamo. A proposito di potere, martedì 21 sarete accompagnati in un viaggio proprio nel potere dell'illustrazione, dove parlerò di diversi stili, illustrandovi magari anche qualche tecnica, alcune delle tecniche utilizzate nell'illustrazione, che cambiano a seconda degli utilizzi finali nella comunicazione visiva. Mentre giovedì 23 affronteremo il tono di voce. Che voce dai alla tua azienda? È questa la domanda alla quale la nostra Debora darà sicuramente una risposta. Gli ultimi due appuntamenti del mese di aprile sono invece il 28, martedì 28, parleremo del catalogo 2020, quindi come si sta evolvendo questo strumento importante e come applicare la user experience anche a questo strumento. L'ultimo appuntamento invece di aprile sarà giovedì 30 con video sì o video no, quindi è davvero efficace inserire lo strumento video nella propria strategia di comunicazione? Lo vedremo insieme. Bene, quindi questo è un po' il riepilogo del palinsesto di aprile, quindi ci sono tutti gli appuntamenti, poi vi copieremo il link per poter andare a vederlo, così ve lo guardate con calma. Allora, una cosa importantissima che abbiamo deciso in qualche modo che coinvolgerà gli argomenti del palinsesto è che i protagonisti siete un po' voi, quindi la cosa che ci farebbe molto piacere è che sapere un po' quali sono le cose che vi piacerebbe approfondire, quali sono le cose che vi piacerebbe scoprire, quali sono tutti quegli argomenti che magari possono diventare in qualche modo un modo di scambiarci delle informazioni. Quindi se già nei commenti volete scriverci qualche argomento, noi poi li prendiamo in carico e sicuramente quelli più validi, quelli che riteniamo che sicuramente possono essere anche un po' d'aiuto alla maggior parte di voi, li tratteremo poi nei palinsesti dei mesi successivi. Eventualmente quegli argomenti che magari riteniamo troppo specifici o troppo rivolti a un caso troppo specifico, sicuramente c'è modo di confrontarci. Questo perché abbiamo deciso anche che questa rubrica deve servire proprio per mantenere un filo diretto fra di noi, quindi deve diventare un modo per poterci scambiare e un modo per cui Stile Libero vi dà un valore aggiunto nel informarvi, nel aiutarvi nel mondo della comunicazione, in qualche modo nel guidarvi. Quindi
Se intanto volete iniziare a mettere qualche commento con qualche argomento che vi interessa, noi siamo ben felici, altrimenti potete comunque scriverselo successivamente o su Messenger, qua nella pagina di Stile, oppure potete scriverci anche via mail a contatti@stileliberoagenzia.com. Quindi adesso ve lo scrivo anche qua in chat, così ci avete tutti i dati. Perfetto. Poi vi consigliamo, adesso noi vi metteremo in chat ancora il link per potervi iscrivere alla nostra newsletter, così potrete ricevere le memo dei nostri prossimi appuntamenti, dei nostri argomenti che andremo a trattare, ma tanto altro, andremo anche ad approfondire tanti altri dettagli, sempre relativi alla comunicazione e alla strategia aziendale, che possono sicuramente tornarvi utili e darvi un tocco in più per andare verso il successo. Vi ricordiamo anche di seguirci sulle nostre pagine che abbiamo sui social. Abbiamo un profilo LinkedIn, abbiamo un profilo di Instagram e anche di YouTube. Quindi noi ci siamo ovunque e vi aspettiamo numerosi sia alle nostre chat che sui nostri profili. Quindi allora, vi ho intanto incollato la nostra mail e adesso vi metto anche il link diretto per accedere al palinsesto, in modo tale che ce l'avete. E noi siamo un po' giunti al termine di questa presentazione. Ci fa piacere che alcuni di voi si siano già collegati. Noi partiamo fortissimo fra due giorni con un primo tema di introduzione che però è sicuramente un tema molto caldo e molto importante. Cioè, pensiamo che il fatto che oggi siamo un po' tutti dei brand e la mentalità e la direzione di focus che dobbiamo avere è verso essere un brand. Quindi sicuramente il primo appuntamento, come poi tutti gli altri, sarà fondamentale. Un'altra cosa che ci teniamo comunque a raccontarvi e a chiedervi è il fatto di poter far girare il più possibile questa iniziativa che abbiamo deciso di fare insieme a voi, magari a tutti i collaboratori, a tutte quelle persone che possono essere interessate, possono aver bisogno di approfondire un po' la tematica della comunicazione, perché soprattutto oggi che siamo un po' tutti a casa, che magari tanti di voi hanno le attività ferme oppure stanno aspettando di ripartire, può diventare una leva. Quindi magari cominciare ad avere delle letture diverse per essere sicuramente un vantaggio per poi quando si ripartirà tutti insieme. Quindi se conoscete qualcuno che può essere interessato a seguire questi appuntamenti, noi siamo ben contenti di poter allargare un pochino la nostra iniziativa, perché più persone riusciamo ad aiutare e più siamo contenti. Quindi ci vediamo sicuramente nel prossimo appuntamento. Intanto ringrazio anche i ragazzi che sono stati qua insieme a noi oggi, perché mi hanno dato una mano un pochino a raccontarvi questa iniziativa. Ci vediamo alla prossima, aspettiamo comunque i vostri commenti e le vostre richieste per pensare già al prossimo mese, perché ci stiamo già lavorando, quindi stiamo già pensando a quali argomenti inserire poi a maggio. Quindi un pochino prima arrivano e prima c'è la possibilità che noi li inseriamo nel nostro palinsesto. Vi ringrazio ancora, ci vediamo presto, vi auguriamo una buona giornata, rigorosamente col K in mano. Esatto. Qui siamo tutti attrezzati. Buon lavoro, buona giornata a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao. Esatto. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao.